Di fronte al monito di Mattarella e una situazione ormai esplosiva nelle carceri, il governo Meloni gira la faccia dall'altra parte e continua a prendere in giro Parlamento e cittadini. L'unica soluzione è votare subito la proposta Giachetti per ridurre il sovraffollamento carcerario. Presidente della Repubblica. Presidente Mattarella ha espresso quella che è l'opinione, io credo, della stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Abbiamo bisogno di una informazione che possa essere libera e che quindi sia anche tutelata e garantita nella sua libertà, nella sua possibilità di fare inchieste, accertando quella che è la verità dei fatti, anche quando per alcuni quella verità può essere scomoda o non piacevole da ascoltare. E io credo anche che quello che è accaduto nei confronti, l'ultimo episodio ovviamente del giornalista della Stampa, ma che purtroppo non è l'unico episodio e lo sappiamo bene che riguarda i giornalisti nel nostro paese, meriti una reazione che dovrebbe essere unanime da parte di tutte le forze politiche. Noi abbiamo chiesto al ministro Piantedosi che riferisca su questo, abbiamo presentato un'interrogazione specifica, ma dovrebbe essere tutto il mondo delle istituzioni e della politica che condanna senza se e senza ma chi fa atti di violenza in generale contro chiunque, a maggior ragione rispetto a una persona che pacificamente sta facendo il proprio lavoro e lo sta facendo anche di fronte a dei rischi, evidentemente, come abbiamo visto, purtroppo per la sua persona. Onorevole, quanto spazio c'è per il campo largo da parte vostra? Io credo che le dichiarazioni di Renzi siano state anche molto chiare in questi giorni. C'è la necessità di preparare subito quella che è l'alternativa al governo Meloni. Abbiamo visto dentro la maggioranza cominciano ad esserci dei problemi seri. Non è detto che arrivino in fondo a questa legislatura, però dobbiamo essere credibili nel preparare un'alternativa che si basi anche sui punti programmatici da offrire ai cittadini. Non può esserci soltanto una alleanza contro qualcuno, ma per qualcosa. Noi su questo abbiamo iniziato sicuramente partendo da alcuni temi come per esempio il referendum contro l'autonomia differenziata, un lavoro con le altre forze politiche, vediamo quello che accadrà.